storia della promessa fra fratelli ce la racconta Gianfranco Loci che ci porta a Mamoiada. A 3 anni il suo primo pallone, con la scritta Forza Juve. La promessa è quella fatta a mio fratello in una stanza d'ospedale. E la determinazione, il coraggio per portare a termine quella promessa è una cosa veramente di grande impatto. Ha girato il mondo, ha indossato la maschera dei Mamutones, ha mantenuto la promessa fatta a suo fratello Carmelo, apprezzato calciatore di Serie A, scomparso nel 2013 per un male incurabile. Spalleggiato da Gianfranco Zola, a Mamoiada Gianpaolo Imbriani ha condiviso con i bambini della Folgore la sua avventura. Quasi 375.000 chilometri per ricordare un uomo che ha lasciato il segno, che ha compattato le tifoserie e diffuso i veri valori dello sport. Vorrei che giocassero a calcio perché sono innamorati del calcio, non perché vedono in televisione il calciatore famoso che fa la bella vita, perché in realtà ci sono tanti sacrifici. Quindi li invito prima di tutto a divertirsi. Bisogna essere prima di tutto dei sognatori, come lo era Carmelo, come lo sono stato io. E poi bisogna lavorare duro per far realizzare i propri sogni. Chi era il tuo idolo quando eri piccolo? Gigi Riva era l'idolo mio, come lo era di tutti noi, no? Era l'emblema della nostra terra. Sei un calciatore. Ma quando la rete si gonfia. Alberto, ci dobbiamo salutare, ti leggeremo domani sulle pagine dell'Unione Sarda. Sì. Diciamo soltanto che il Cagliari da questa sera è in ritiro. Martedì gioca a Torino con la Juventus e Mazzarri dovrà trovare gli 11 giocatori da mettere in campo tra infortuni, squalifiche e epurati. Grazie davvero di cuore per essere stati con noi. Vi lasciamo al punto curato da Sibilla Loi sul basket femminile, a partire dal risultato positivo della Dinamo femminile. Arrivederci. Adesso iniziano tutte a pesare il doppio, anche perché poi in questo campionato è molto difficile andare a vincere fuori casa, e quindi in casa dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Bisogna fare qualcosa di più in casa, ne è convinto il coach Restivo, ed è proprio al Palasera di Migni che la Dinamo Sassari Women centra la quarta vittoria stagionale battendo il Broni 95-80 nell'11ª giornata della Serie A1. Un successo del Banco di Sardegna conquistato nel segno del solito duo formato da Shepard e Lucas, 33 punti a 28 rimbalzi della pivot e 32 punti della guardia. Sassaresi devastanti, soprattutto nella seconda metà di gioco. Lì l'abbiamo aggiustata al secondo tempo, abbiamo messo un po' più le mani addosso, è quello che dobbiamo fare. Assolutamente, e questo sicuramente ci aiuta l'arrivo di Skoric, per questo, perché ci dà intensità nella fase difensiva, ci dà ordine anche nella fase offensiva. Dalla massima serie alla 2, giornata nera per le formazioni sarde, entrambe in trasferta. Il San Salvatore Salargius cede sul campo del San Giovanni Valdarno per 58-74 e non è fortunato neanche il derby fra le isole col Cuscagliari, che in terra siciliana si arrende al Patti per 62-71.